the president has a great deal of respect for Brexit Britain. I'm not sure what he thinks about the European Union, but it doesn't really matter. In a few years' time, the European Union won't exist anyway. I think we're returning to nation-state democracy, and I think that's the big message that comes from 2016. So we'll have a Europe of friendship, a Europe of trade, a Europe of cooperation. We'll be good neighbours and friends with each other. But I don't think people like Mr. Juncker should really run our lives. I think at some point in time there will have to be a referendum in Italy on this issue. Questa unione germanica europea, questa moneta unica è la morte dell'Italia e dell'economia italiana. Prima torniamo a controllare moneta, confini e banche, prima l'Italia riparte. Se qualcuno è nostalgico dell'accordo con la Merkel, dell'euro e di questa Europa, non avrà nessun tipo di accordo con la Lega. Caro Borghi, allora, qualche tempo fa eravate voci isolate, insomma, rispetto anche a allo scenario di un'uscita dell'Italia dall'euro. Queste voci si moltiplicano, questa richiesta non arriva soltanto dalla Lega. Ci ricorda ancora una volta perché, dal suo punto di vista, dal punto di vista della Lega, l'Italia deve uscire dall'euro? Ma se non mi ricordo male, la prima volta che fui invitato in televisione per parlare di uscita dall'euro fu proprio a Coffee Break, non c'era sì. Lei, era tendenzialmente più avvenente la conduttrice. Sì, era Tiziana Panella, non c'è dubbio. Diciamo... sì, cioè c'erano poi dopo questione di gusti personali ovviamente rispettabilissimi però, mi pare di ricordare ovviamente certo, mi pare di ricordare che all'epoca la cosa venisse vista come così una curiosità, cioè del tipo ma guarda adesso intervistiamo la donna barbuta, questo qui che vuole uscire dall'euro, no? Cioè tipo il caso umano, no? Il fatto che in una maniera o nell'altra dopo 4 anni, se non mi ricordo male, perché più o meno i tempi sono quelli, adesso il dibattito invece si stia incentrando su questo tema, forse dovrebbe far capire che qualche fondo di verità c'è, perché se effettivamente invece si trattava soltanto così di un delirio momentaneo, probabilmente sarebbe stato accantonato in breve tempo. A Giacalone, a cui non so, l'unica cosa che mi verrebbe da dirgli è esci da quel corpo, perché io me lo ricordavo diverso lui, non so perché, forse mi sono distratto, ma ho sentito una serie di cose che non stanno in cielo né in terra, cioè ho dovuto prendere 2 appunti, che l'euro è stato fatto nel nostro interesse per proteggerci dalle speculazioni sui cambi, si è tolto la Germania al marco, no? Che ovviamente lì così sempre evidentemente nel nostro interesse, e chi vuole riprendere la lira punta alla rendita. Ma ora scusate, adesso va bene, cioè possiamo raccontarci ecco, infatti vedi che allora ho preso buoni appunti, però scusate, il fatto che la gente volesse proteggerci dalle speculazioni sui cambi, ma non vi suona un'enorme sciocchezza? Il fatto che noi siamo un paese storicamente esportatore, no? Cioè noi siamo un paese che produce e che esporta i suoi prodotti, non siamo il Venezuela che fa solo il petrolio, non siamo lo Zimbabwe che non fa niente, noi siamo un paese che fa prodotti di buona qualità e li vende in tutto il mondo. Ecco, un attacco speculativo alla nostra moneta, che danno ci fa? Cioè quando uno prende e fa scendere la nostra moneta, cos'è il danno? Il danno è rendere più convenienti i nostri prodotti in tutti i mercati del mondo. Ci rende più costose le importazioni, ma dato che sono di più le esportazioni rispetto alle importazioni, a regime corretto, nel nostro caso invece è un unico e esclusivo vantaggio. Quando ci sono stati gli attacchi speculativi alla lira? Quando si è tentato di tenerlo fisso questo cambio? Nel 76, nel 92, quando c'era le prove dell'euro. Si provava a tenere fisso il cambio per dei motivi totalmente sbagliati, perché capita anche che i governanti facciano delle idiozie. Borghi, io non sono di quelli che dice che sono tutti venduti, però nel nostro caso il fatto di cercare di fissare il cambio è una cosa contro il nostro interesse, e la prova provata è che quando questo cambio poi si mollava, quindi quando l'attacco speculativo aveva successo, no?
dopo andavamo meglio. Senta Borghi, una domanda, scusi. Tanto per dire, un attimo, sì. un secondo. No, le devo chiedere una cosa. Nel 76 si mollò il cambio. Ah, prego. Allora, siccome le persone, diciamo, che ci seguono, che fanno una vita assolutamente normale, si chiedono una cosa. Magari percepiscono il fatto che chi, come lei, dice l'Italia, uscendo dall'euro, potrebbe trarne grandi vantaggi, si chiedono il mio stipendio, i miei risparmi. Cioè, ci deve essere qualcuno che nero su bianco ci spiega a che cosa andiamo, no, incontro. C'era comprensibile. Allora, innanzitutto invito tutti ad andare a riguardarsi ancora su bastaeuro.org, ci sono tutte le domande che uno può venire in mente, il mutuo e così di questo tipo, è gratis, uno se lo legge, ho scritto manuale apposta. Sì. Per il resto però l'idea è molto semplice, un nostro prodotto fatto in Italia, nel momento stesso in cui la moneta diventa del giusto valore rispetto al nostro concorrente, che è la Germania, diventa più venduto. Il nostro prodotto più venduto, quindi se una fabbrica che fabbrica cose in Italia vende più prodotti, licenzierà o assumerà? Va bene. Non so, cerchiamo di pensarci un attimo. Se c'è una fabbrica che vende più prodotti, probabilmente assumerà. Allora, a quel punto il mio stipendio, dato che avrò un'offerta di lavoro, comincerà a salire. E allora evidentemente sarò messo meglio. Cosa succede? Succede i risparmi. I risparmi, se io ho investito in una casa, vi posso assicurare che la casa rimane quella lì, eh? Cioè non è che... Ma se ho 10.000, 30.000, 50.000 euro in banca, che succede di questa somma? Se ho degli euro in banca e sono investiti per esempio in un fondo di investimento globale, la nostra moneta svaluta, il valore dei miei risparmi sale. Perché è esattamente come succede, cioè noi siamo un po' dimenticati di come funziona, ma esattamente come può funzionare per un cittadino inglese la cui moneta è scesa recentemente del 25-30%, no, qualcosa del genere, e non mi pare che sono poveri, mi pare che stanno continuando a crescere e stanno migliorando. Allora, i risparmi perdono valore con cosa? Con un investimento a tasso fisso e in caso di inflazione. Sì. Quelle, ma se ho dei soldi sotto il materasso, dicendo, se ho 10.000 euro sotto il materasso, questi 10.000 euro, una volta usciti dall'euro, cosa diventano? Questo io voglio sapere, proprio contante. Ma se li ha, carta straccia, dice Piller. Se li ha sotto il materasso, poi dopo... No, se li ha sotto il materasso, poi dopo li cambierà in lire e ne prenderà pure di più. Insomma, di come controvalore. Cioè, come che potere d'acquisto avranno? Perché ovviamente il cambio è quello. Allora, fermiamoci un attimo. Il potere d'acquisto, no, ma è molto semplice. Il potere d'acquisto è dato molto dalla svalutazione, no? Allora, io cosa succede? Prendo, svaluto. Se questa svalutazione diventa inflazione, allora io posso avere un problema del potere d'acquisto. Fino adesso noi abbiamo visto che in tutte le parti del mondo in cui è svalutato, perché svaluta anche l'euro, ma cosa credete? Sì. Che l'euro non svaluta, sì, sì, per esempio rispetto al dollaro? Anzi, ci hanno sempre detto che quando l'euro è svalutato è una cosa buona. La svalutazione dell'euro, voi avete visto un calo di potere d'acquisto derivante dalla svalutazione dell'euro? Quindi evitiamo di dire scemenze. No, ma è stato chiaro. La allora, svalutazione non è inflazione. La svalutazione, ripetete, vi svegliate a casa, no? Alla mattina vi svegliate, prendete il vostro cornettino, la spremuta, e ripetete come preghierina della mattina: la svalutazione non è inflazione. Se io svaluto, troverò un lavoro. Se io trovo lavoro, il mio stipendio sale. Scusate. La benzina a 4 euro. Sì. La benzina a 4 euro. Dice Piller, ma adesso voglio... No, un attimo. Ma Piller, scusi, prima di farmi grasse risate, le ricordo così, tanto per dire, per evitare, perché io, guarda, non so, io sinceramente penso che quando uno dice queste cose o è di un'ignoranza così abissale che è inescusabile, no, oppure è una spia. Aspetti, Borghi, adesso lo sentiamo. Apposta per fare disinformazione. Fermo. Giusto per capire, così chiudiamo anche la questione della benzina. Vi ricordate che la benzina costava $100 al barile? Sì. Ve lo ricordate? Non troppo tempo fa. 100
100, sì. 110. Adesso siamo sopra i 50, credo, abbondanti, no? E adesso siamo a 50. Ecco, vi ricordate in queste oscillazioni del 100% da una parte all'altra la benzina a 4 euro? Evidentemente, se il cambio della benzina da 100 a 50 è un cambio che ha portato la benzina da 1,90 a 1,50, tanto per dire, e stiamo parlando del dimezzamento del prezzo, uno spostamento del 15 o del 20%, lo spostamento è di pochi centesimi e oltretutto può essere compensato dalle accise, perché noi stiamo mettendo delle accise a gratis. Sì, lo sappiamo che sul costo di un litro di benzina le accise sono l'ira di Dio, questo è assolutamente così. Allora, basta togliere le ultime accise, un attimo, il prezzo della benzina scende invece di salire. Io non la voglio interrompere perché poi in collegamento è sempre faticoso. Il problema non è l'euro, l'euro è il capro espiatorio, poi... Se uscire per l'Italia costerà milioni di posti di lavoro e costa il fallimento dello Stato e delle banche. Ma perché? Perché adesso Borghi ci ha spiegato, no, alcune cose dal suo punto di vista. Perché sarebbe il fallimento dell'Italia l'uscita dall'euro? Vabbè, l'Italia deve ogni anno, prossimo anno, quest'anno 2016, deve piazzare 150 miliardi di BTP, sì, titoli di Stato, pluriannali, più a girare qualche bot. Sì. Di 100 miliardi. Allora, 250, chi compra un BTP se con una lira nuova? Nessuno. Ma che parte del debito italiano è nelle mani delle banche, non glielo si paga. E quello tedesco dopo la seconda guerra mondiale. E poi torniamo alla Biller. Adesso glielo spiego bene cosa succede con i BTP. Allora, nessuno compra più i BTP, allora l'Italia sta in una situazione della Grecia, ma senza aiuto da tutto il resto dell'Europa. Poi dopo tanti titoli di Stato sono in mano alle banche, allora anche le banche falliscono. Così tutti i soldi dei risparmiatori se ne vanno. Tipo il Montepaschi. Poi certamente chi ancora investe in quest'Italia? Un imprenditore di successo anche italiano non ha più una visibilità a lungo termine. E si poteva fare dalla Germania tante anche commesse a imprese italiane per fare 10% di tutte le Volkswagen così in Italia. No? Certo. Ma in quel senso questo tutto fallirà. E allora nessuno investirà più, anzi si fugge così dall'Italia e si costa, secondo me, milioni di posti di lavoro. Allora se l'Italia riesce a valorizzare le coste della Sicilia e toglie le baracche e le villette e così via e mette dei bei alberghi, allora i tedeschi possono anche venire lì in vacanza molto volentieri. Ma se rimane così com'è, così una svalutazione porta 3 turisti in più forse in Sicilia, ma non le grandi masse che fanno sviluppare l'Italia. Allora, vado un attimo Borghi, si è prenotato, adesso ci arriviamo. Borghi, che ha preso appunti, chiediamo a Borghi un po' di sintesi, perché questa è l'ultima parte, quindi vorrei chiedere ancora qualcosa a tutti voi. Prego, Borghi. Allora, le svalutazioni e le rivalutazioni dei cambi non è che non sono mai successe, succedono ogni giorno, anche oggi. Se ci fosse un caso, che qualcuno mi può citare, di un paese occidentale industriale, quindi non il Venezuela che fa petrolio, quindi il cambio non c'entra niente con un paese che fa petrolio perché è prezzato in dollari, quindi non si applica, dove a seguito di una svalutazione ci sono state le carriole con le monete, c'è stato un peggioramento delle condizioni e dell'industria, così questo tipo, io vi sarò grato. Purtroppo invece una serie di giornali che sono stati scritti quando le cose succedevano e che grazie alla rete, senza dover andare in un archivio, sono leggibili a fronte di tutti. Vogliamo capire cosa sono gli interessi che il nostro simpatico amico Piller, correttamente dal suo punto di vista e cretinamente, secondo me, dal punto di vista nostro, che gli diamo questo spazio, difende? Ve lo spiego subito. E succede da dire, quando... Lo dobbiamo invitare, Piller, che vuol dire questo spazio? C'è un limite. Scusi, Borghi, ma... Ma io direi che Piller... Lei ha risolvuto a dare dell'indemoniato a me, adesso vuole togliere la parola ad altri. Cioè, lei è in questa... No, scusate, facciamolo... Secondo me... Scusate, ma scusate... Tutti meritano, tutti uguali, no? Sono stato ad ascoltarvi fino adesso. Io direi che Piller, secondo me, è un paese...
Io direi che a Piller, secondo me, un paese normale dovrebbe dare lo stesso spazio che viene dato ai giornalisti italiani come consiglio sull'economia in Germania. Voi fate l'elenco di quanti giornalisti italiani vengono invitati dai talk tedeschi per dargli dei consigli sull'economia, cioè, e noi gli diamo quello spazio. C'è uno che è direttore di un settimanale perché in Germania. Giusto, sì. perché lui giustamente non capisce. C'è uno che è direttore di un settimanale. Scusate, a parte la querelle sui giornalisti italiani e tedeschi, non avete facciamo finire. Borghi, prego. Scusate, non voglio dire, io tutto il giro precedente non l'ho fatto. Io ho fatto un solo intervento da quando è iniziata la trasmissione. Adesso, cortesemente, allora vi spiego cosa sono gli interessi che difende, giustamente dal suo punto di vista, dal suo lavoro, Piller. E lo prendiamo con l'ultima svalutazione che possiamo ricordare, che non era quella degli anni 70, del mondo non globalizzato, era il 92. Allora, il 92, se ben vi ricordate, no, dopo una scriteriata difesa del tasso di cambio, la lira svalutò fortemente. Ecco, questa è Repubblica del ottobre 92, subito dopo la svalutazione, subito dopo. L'articolo è: Supermarco schizzano i prezzi delle auto di importazione, e si dice: le filiali italiane delle marche tedesche, le prime a essere colpite duramente dalla forte rivalutazione dei propri prodotti, stanno dunque sostenendo un vero e proprio braccio di ferro con le case madri per contenere i danni. Ecco, così ce ne sono una marea dopo la svalutazione della lira e la rivalutazione del marco, che è la stessa cosa. La Germania andò in profonda crisi e l'Italia invece ripartì a razzo, perché subito dopo ci sono dei surplus commerciali fortissimi per l'Italia, sono ricordati nei numeri. Tutti gli italiani si ricordano il 93 con un anno di ricchezza. Per il forze, sì, beh, certo, si ricordano il 92 come un anno di disastro, perché ci fu Amato che per tenere il cambio andò anche a prelevare i soldi nei conti correnti, vi ricordate? Sì. Ma dopo che il cambio fu mollato, il surplus commerciale, gli ordini e il PIL cominciarono a crescere, e questo è registrato nei numeri fino ad arrivare a un record nel 96, allora, quando venne rifissato, sì, poi dopo il cambio. Chi compra i BTP similari quando noi usciamo dall'euro? Ecco, ricordo al signor Piller, Tobias, che l'Italia emette debito pubblico da qualche secolo, ecco, se mettiamo anche gli stati pre-unità d'Italia. L'unico caso in cui la gente non comprava, si è trovati il caso in cui la gente non comprava i BTP o i titoli italiani, è stato nel 2011, con la crisi dello spread. Altrimenti non c'è mai stato nessun problema per il titolo di Stato, per un motivo banale, che tanto il titolo di Stato veniva acquistato dai risparmiatori, come è normale che sia, che ricevevano un interesse per il loro investimento, che li tutelava dall'inflazione. No. Questo succedeva e succede ancora adesso in tutti i paesi del mondo. L'unico paese dove si è arrivato a non comprare i titoli di Stato è stato l'Italia, e stava succedendo così anche per gli altri titoli nel 2011, c'era una banca centrale che garantiva. Allora, un attimo. La banca centrale guidata all'epoca da Trichet non comprava i titoli di Stato italiani, e quindi ecco che, come giustamente succede, un titolo senza garanzia non lo compra nessuno. Allora, ma non lo compravo nemmeno io. Nel momento stesso in cui Draghi ha detto whatever it takes, vale a dire in cui la banca centrale ha cominciato a fare il suo lavoro, non una cosa incredibile, in tutti il debito pubblico americano, Borghi, se domani la banca centrale americana dice che non lo compra più, non lo vuole nessuno, e sono americani. Allora, va bene, allora ce lo mettiamo in Borghi, testa, basta una banca centrale che garantisca e i titoli di Stato li comprano tutti. Ha argomentato bene dal suo punto di vista su tutto questo Borghi. L'Italia deve fare una fuga in avanti con un'economia più di successo nel mercato globale, e ci sono mille modi in cui proprio l'Italia può fare questo. Ma con la nostra moneta l'Italia lo faremo volentierissimo. L'Italia rimanga così come avete è paura, e poi piove soldi, non allora, funziona così. Allora, avete paura, siamo, finisce la pacchia, caro mio, minuti, finisce quindi la pacchia se finisce l'euro col vostro bel Marcone. Vedete risposte, che risate col sapere vostro Marcone, vedete i vostri industriali cosa vengono a dirvi, allora, quelli che vi pagano. Allora,